in estensione flesso in avanti a 45 gradi. Tutte le volte che faccio una schivata, tutte le volte che vado a lotta, l'istinto delle persone è scendere solo col tronco invece che scendere con le gambe, e quindi poi sarai più debole. Da qui io sono carico, posso colpire come voglio con gambe e braccia. Sei stato progettato per combattere alla distanza, allora i colpi in linea sono i tuoi colpi. Ti trovi più a tuo agio a distanza, sei longilineo, allora ti consiglio di scegliere colpi in linea. Sei un brevino, avrai più facilità a scendere sulle gambe a muovere il tronco. Assegnerai un punto preferenziale ai colpi circolari. Sei una persona che corpo a corpo, nel clinch, nella lotta, nelle proiezioni, sta nel suo mondo, si sente a proprio agio, allora i colpi circolari ti porteranno proprio in quel mondo lì. C'è un carattere, c'è una morfologia, ci sono delle doti atletiche che scelgono per voi. Non scelgo perché mi sono innamorato di Muhammad Ali, scelgo i colpi per cui sono stato progettato. Ogni corpo ha i suoi colpi, ogni carattere ai suoi colpi. Chi colpisce in linea si addice più a un carattere razionale, flessivo. Chi colpisce con ganci si addice di più a un carattere più istintivo. Non mi interessa se ti piacciono i calci girati, volanti. Vai bene col calcio frontale, bene, usa quello, lo devi portare a casa la vittoria. Ragazzi, io per 25 anni ogni mattina tiravo 1000 jab con un pesetto da 1 kg da sub qua sopra, uno qua sotto legato sul mio guantino da sacco. Bam, 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 bam. Un sacco della vis di pelle mi durava un anno. Il jab era un colpo mio, però ci devi lavorare sopra. Ti vengono meglio i colpi frontali, i calci frontali, il jab diretto, i ganci, i calci circolari. Questo vuol dire che non li puoi più tirare gli altri, ma certo che no. Però voglio sapere qual è il tuo terreno. L'avanzamento, diciamo, lo fai abbastanza bene. Il colpo, però, lo stai dando partendo dall'energia del tronco.